Buonasera a voi tutti. Dunque, come avrete già visto nel video precedente e comunque come avrete visto se avete cercato le notizie, le ultime anticipazioni sul segreto nelle puntate che stanno andando in onda nella programmazione spagnola in Spagna, purtroppo abbiamo perso Candela. Candela questa volta è veramente morta. È chiaro che questo ci ha sicuramente dato dispiacere, molto dispiacere. Ci sono alcuni che hanno scritto no disperatamente, come no, questo proprio non lo accetto. Ma purtroppo così è stato. La donna che è rientrata nella vita di Candela, la sua ex suocera, la donna che tutti quanti gli avevano detto: ma dai, perdonala, sei troppo dura con lei, è stata quella che le ha fatto il male più di tutti e che l'ha portata alla morte. Avete visto che Venanzia è stata la responsabile del rapimento del bambino Carmelito, avete visto che le due donne si incontrano sopra ad una su un ponte che dà su una ferrovia, diciamo così, e praticamente Venanzia ha veramente un piano diabolico, che è quello di far credere a Candela che dentro la culla che sta lì accanto a lei ci sia Carmelito, butta questa culla di sotto, ma lasciandola attaccata ad una corda, per cui Candela si precipita su incitazione di Venanzia stessa: corri, corri a salvare tuo figlio. Venanzia, insomma, scusate, Candela, insomma, si precipita, si mette al di là del ponte, scavalca questo ponte, tira su questa corda, poi si rende conto che dentro c'è solo un bambolotto rotto, ma nel frattempo arriva a Severo che la chiama, che è disperato nel vederla in quella condizione, ma lei, insomma, mette il piede in faro, non riesce più a reggersi da nessuna parte e cade nel vuoto. Le ferite sono talmente gravi che la donna è morta. Venanzia viene arrestata, ma non gliene frega un bel niente perché è talmente forte la sua gioia nell'aver vista conclusa la sua vendetta che veramente di essere in arresto non gli interessa nulla. Il bambino, comunque, ricordiamo, è ancora vivo e chissà che Severo non riesca a ritrovarlo. E a questo proposito, Severo, che ovviamente adesso si trova in una condizione, come può stare un uomo che ha visto sua moglie morire davanti ai suoi occhi, la moglie, una moglie adorata, e non sapere dove si trova suo figlio così piccolo, suo figlio neonato? Dunque, diciamo che Severo attraversa un momento terribile e in questo momento lui rivede in sogno Candela. È una bellissima scena che io vi lascio nel link, sempre nel commento, nella descrizione di questo video, dove potete cliccare e andarlo a vedere, nella quale lui è sorpreso ma felicissimo di rivedere Candela, la quale Candela non ha che per lui parole d'amore e di rassicurazione. Gli dice: tu devi continuare la tua vita, devi cercare di essere felice, io ti amo, ci ameremo per sempre e ritroverai il nostro figlio. Una scena veramente molto bella, ma poi l'uomo si risveglia e Candela non c'è più. E quindi poi vedremo, ci saranno anche i funerali a cui tutto il popolo è veramente scosso da questa perdita, perché comunque Candela era una persona amata da tutti. Quindi adesso ci sarà tutta una fase di, diciamo così, di commemorazione. Ma cambiando completamente argomento, sta per accadere anche qualcosa di simpatico, a Puente Viejo, non soltanto tragedie come quest'ultima, ma anche una cosa divertente. Questa volta succede a Don Anselmo. Allora, Don Anselmo cade, scivola su una saponetta e batte la testa. A questo punto l'uomo si ritrova con una personalità completamente diversa dalla sua, non ricorda chi è, non ha nessuna intenzione. Proprio non gli passa assolutamente per la testa di fare il prete, e insomma ha degli atteggiamenti così scherzosi, anche un po' maleducati, nel senso che ha commenti un po' goliardici.
così un po' farfallone, come dire, un sempliciotto, un po' così, che vuole fare il simpaticone, che ammicca, come possiamo dire. E così, ritrovandosi nella locanda, di Raimundo, dice a Donna Franziska. Gli rammenta qualcosa che è stato, di cui dice: ma io veramente non ricordo, come fai a non ricordarti, no? Di quella volta, e si avvicina a Donna Franziska e le dà, pensate, una pacca sul sedere, eh? Quando mai? Ma quando mai Don Anselmo avrebbe fatto una cosa del genere? Insomma, facciamoci una risata, va, che fa sempre bene. Allora, questa piccola clip di Don Anselmo la vedete subito dopo le mie parole. Che stanno per finire, eh? E quindi buon divertimento. Se vi è piaciuto quello che vi ho detto, mettete un like e commentate. È sempre un piacere stare insieme. Aquí te dejo lo de la azúcar, ¿eh, hija? Muchas gracias, padre. Ya me voy yo de mejor humor, ¿sabes? ¡Por Dios! Pero si has venido con Paquita. ¿Saben ustedes que Paquita y yo fuimos novios de jóvenes? ¿Cómo dices? No recuerdo yo eso. Ay, como para olvidarlo. Qué buena moza era. Qué muslos tenías, Paquita. Pero, Don Anselmo.